È un Natale che fa i conti con la realtà che stiamo vivendo, tante iniziative, ma non sarà un Natale spento ad Atessa, possiamo dire diversamente illuminato. Sindaco Giulio Borrelli. Sì, è un Natale diverso, diversamente illuminato, perché abbiamo rinunciato volutamente, abbiamo scelto di non mettere le luminarie, però in compenso saranno illuminati di nuovo quei negozi dismessi del centro storico, quei negozi che avevano abbassato le saracinesche perché non ce l'hanno fatta ad andare avanti, riapriranno, saranno illuminati dal comune e lì ci saranno 50 espositori di temporary shop dal 3 dicembre all'8 gennaio che venderanno prodotti, articoli particolari proprio in un clima natalizio. Ci sarà l'albero nella piazza principale, in piazza Garibaldi, che sarà illuminato grazie alla pedalata di 12 volontari che a turno pedaleranno per accendere quest'albero. Ci saranno addobbi in vari quartieri scelti e allestiti direttamente dai cittadini che hanno partecipato a un concorso, a una selezione organizzata dal comune. Ci sarà l'esposizione dei presepi, qui abbiamo gli amici dei presepi che sono famosi e hanno iniziative che andranno fuori di Atessa. Nel 2026 faranno il presepe anche in piazza San Pietro, 180 metri quadrati, e così tante altre iniziative in un clima sicuramente gioioso ma sostenibile, consapevole e responsabile, perché riteniamo che il Natale debba essere vissuto anche in armonia con l'epoca e il momento che si vive. Noi ci siamo lasciati solo parzialmente alle spalle una pandemia che ha condizionato tutti noi, siamo ancora nel pieno di una guerra che non solo ci provoca il caro bollette, il caro energia che pesa sui bilanci pubblici e privati, ma interroga anche le nostre coscienze per i morti, le distruzioni che ci sono in quel paese, in Ucraina, per un popolo che vivrà al freddo e al buio questi mesi invernali e anche il Natale, purtroppo. Come lei ha detto, è un Natale caratterizzato anche dalla condivisione, soddisfatti anche i commercianti che hanno parlato qui in conferenza stampa. Sì, come avete visto sono intervenuti in diversi, non solo il presidente dell'Associazione Commercianti che collabora spesso a tante iniziative con noi, ma anche i singoli operatori, dalla bottega di Gaia appunto ai presepi, l'editore di Lanciano, perché partecipano anche altri paesi vicini, non solamente a Tessa. E noi diciamo nel nostro slogan riassuntivo: se vuoi vivere un Natale in armonia, in allegria, in consapevolezza, vieni da Tessa e vieni anche da Tessa a cercare il tuo regalo originale e particolare da dare a chi vuoi, in famiglia, a un tuo amico, a un tuo familiare, a una tua persona cara.